Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Adesso dobbiamo fare un bel lavoro. In questo video vediamo la revisione di un carburatore Valbro, ma questo vale un po' per tutti i carburatori, Valbro e non, anche quelli di fabbricazione cinese, magari per altre marche, la teoria è sempre la stessa. Questo è di un decespugliatore, del mio decespugliatore, ma ciò che vi dirò vale anche per i carburatori, per le motoseghe, sono molto simili. Lo vediamo in questo video. Allora, io ho già preparato le guarnizioni di ricambio. Vi arriva, a seconda di quello che acquistate, un sacchettino con dentro un sacco di guarnizioni, spilli, filtrini che vediamo poi nel dettaglio dopo e quant'altro. Questa è una delle confezioni più complete. Prima di acquistare il ricambio, ovviamente dovete vedere marca e modello, almeno la serie, la mia serie è WT. Cercate, trovate sicuramente la serie, anche non originale, questa è di concorrenza, va benissimo uguale. Allora, iniziamo. Visto che è un'operazione che non si fa tutti i giorni, io consiglio di procedere per step. Allora, come ho fatto io, mi sono già preparato le guarnizioni, perché l'ho smontato prima di fare il video, e cominciamo. Allora, questa è la vite del minimo, essendo conica, più si avvita e più si regola il minimo, quindi io direi non toccarlo se il minimo va bene. All'interno troviamo, siccome l'ho aperto prima, si è spostato, queste due guarnizioni qui. Questa è la sua guarnizione, la prima parte è trasparente in questo caso, questo è l'originale, Valbro l'ho acquistato l'anno scorso, però si è bloccata la membrana e allora è il momento di fare la prima revisione. Allora, vedete, lo si mette con la punta in alto, giusto per capire se è lui. Coincide praticamente tutto e quindi questo lo teniamo per buono e questo lo spostiamo. Stacchiamo la seconda guarnizione, che è più spessa della prima. Queste si potrebbero anche tenere, perché vabbè, nel mio caso hanno un anno di vita, però dal momento che smonto, e questa vedete è uguale. Quindi cosa faccio semplicemente? Vedo se c'è dello sporco, gli do una pulita con uno straccetto pulito. Ecco, guardate cosa è uscito. E cominciamo il montaggio. Questa è la prima, questa era quella usata, questa è la seconda. Smontiamo dall'altra parte. Quello che dà maggiormente problemi di carburazione, ovvero stenta a partire oppure parte dopo un po' si spegne, è la membrana. La membrana è questa qui. Eccola qua. Questa col tempo tende a seccarsi. Il suo movimento corretto è quello di farla pompante. Deve andare su e giù e spingere la benzina con la depressione che si crea normalmente all'interno del carburatore. Quando questo non succede più, ovviamente non può più funzionare e viene meno l'effetto pompante, insomma. Quindi questa la togliamo, togliamo anche questa. Diamo una pulita. Su questa faccia mi fermo qui, torno alla faccia di prima. Se voi vedete all'interno c'è un filtrino. È un filtrino metallico molto piccolo, soltanto appoggiato all'interno, viene via con un cacciavite. Eccolo qui. È una retina in pratica. Se dovete soffiare il carburatore, questa la dovete togliere prima, perché altrimenti vola via. Se vola via e non c'è nel ricambio, è un problema. La retina o si soffia delicatamente o gli si dà una pulita, si guarda un attimino. È capitata una retina qualche giorno fa di un altro utensile che era completamente sporco, pieno, intasato. Questa è molto pulita, quindi lo lascio qui. Ora abbiamo due strade. Se è un carburatore vecchio che ha molti anni sulle spalle o molte ore di lavoro, conviene togliere tutti e due gli spilli. Gli spilli sono questi qua. Abbiamo il getto del massimo contrassegnato da H, high, e il getto del minimo contrassegnato da L, low, che è da qualche parte scritto qui. Comunque, sapendo che qui è H, qui è low. Questi servono anche a tarare la carburazione della motosega, quindi se non avete molta esperienza vi consiglio di lasciar stare così com'è, non toccare nulla, cambiare solo le guarnizioni, rimontare e la motosega a grandi linee funziona, o il decespugliatore, ovviamente. Se invece dovete fare una pulizia più profonda, avete un minimo di manualità, ecco allora che si possono smontare. Ovviamente io adesso ho perso tutta la carburazione che era stata impostata prima dalla casa madre, ma qualcosa avevo regolato anch'io. Perché cosa succede? Perché usandolo con la membrana rovinata tende a scarburarsi sempre. Allora io cosa facevo negli ultimi giorni? Quando lo utilizzavo sentivo che si scarburava, avevo un cacciavite dietro e lo carburavo. Ma ovviamente questo è un palliativo solo per finire di lavorare la giornata, questo è un lavoro che bisogna fare e bisogna
farlo bene. Quando si soffia con l'aria compressa, adesso si può soffiare anche all'interno dei due fori, dove poi ci sono i getti di benzina. Questi li si puliscono con uno straccetto, ma sono abbastanza puliti nel mio caso. Fatto, adesso è il momento di soffiare. Se ci sono altri problemi di carburazione che non si riescono a risolvere, bisogna smontare anche questo spillo qui. Io questo non lo tocco, il pompante, c'è una molla, perché è talmente tutto in miniatura che se non occorre è meglio non toccarlo questo, almeno per una pulizia periodica di quelle standard. Ok, lo vado a soffiare e ci rivediamo fra qualche minuto. Ok, gli ho dato una soffiata giusto nei getti, e non sono stato lì a farvi vedere, insomma, a posizionare la pistola nell'aria compressa, dai, una sciocchezza. Allora, cominciamo il montaggio. Per prima cosa si monta il filtrino, questo metallico. Lo si spinge delicatamente con un cacciavite senza bucarlo, si cerca di metterlo nella sede, perché lui tende ad andare storto. Ecco qua. E questo è andato. Vedete, se non si tocca, lui non esce da solo. Rimontiamo le prime guarnizioni, che erano le prime che avevo smontato. Rimontiamo adesso la membrana. Allora, prima ci va lo spessore, che è questa guarnizione qui. La membrana va posizionata con la parte metallica. Se voi notate, ha un perno che esce fuori e questo va a contatto con il pompante, che è questo, eccolo qua, con lo spillo del pompante. Vedete la sua funzione qual è? Torna indietro da sola. E questa è la sua funzione principale, cioè quella di fare la pompante. Quando la membrana è secca o ha lavorato tante ore o è stata tutto l'inverno con la benzina dentro, quindi si è seccata come prima, non ha più questo gioco qua e quindi lei non può funzionare. Il coperchio non ha un verso, si può mettere come si vuole. Io l'ho trovato col forellino verso il basso. Il forellino serve per fare uscire l'aria, se no andrebbe in pressione e non funzionerebbe. Il serraggio delle viti è altrettanto importante. Allora, le viti vanno tirate, incrociate, in modo tale da dare una tensione omogenea alla guarnizione. Quindi l'accosto, ne accosto una, senza tirare, accosto l'altra, opposta, senza tirare e via così. Ecco qua. Adesso possiamo rimontare i due getti. Io non li ho invertiti, li ho messi apposta, l'H è questo e questo è l'L. Sono uguali, però giusto per evitare problemi. Il passo successivo è quello di avvitarli fino alla fine, fine corsa. Dal momento che non abbiamo una carburazione, non sappiamo i valori, questa va fatta poi o a orecchio, i più bravi, o con qualche strumento, chi ce l'ha, cioè i meccanici specializzati, ma non è il nostro caso. Arriviamo a fine corsa, ok? Poi per permettere l'accensione e la successiva carburazione fatta col cacciavite mentre la macchina è in moto, svitiamo entrambi di un giro e un quarto. Uno e un quarto. 1 e un quarto. La macchina in questo modo va in moto e girerà malissimo ovviamente. A quel punto bisogna fare la carburazione del getto del minimo, getto del massimo. Questa operazione qua io la faccio a orecchio, dove non arrivo vado a farmi aiutare, non ho problemi a dirlo. Se voi non l'avete mai fatto, evitate di smontare i due spilli e tenete la carburazione che avete avuto fino a quel momento lì. Poi di fino, se volete, potete provare a giocarci un po', ma ve lo sconsiglio, andate da un meccanico specializzato.
e ve lo mette a posto. Bene, è tutto, spero di essere stato più chiaro possibile. Scusate se mi sono dilungato, però volevo farvi notare alcuni particolari. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se volete iscrivervi al canale e attivare la campanella, vi ringrazio. Condividete, mettete un like. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo giovedì prossimo.